la sinistra. Olè. Ministro Brunetta, buonasera. Buonasera. Buonasera, ministro. Posso dire una cosa sulla sinistra? Sì. Ho sentito che si parlava della sinistra. Sì, ma perché sono arrivato io? Ecco, ma perché deve parlare? Lei? Perché sono la persona più autorevole. Ma guardi, sono la persona che ha le capacità di parlare della sinistra. Beh, sì, perché io la sinistra la conosco. Sì, ma non la è sinistra che è in Fingarda. Ma no, ma non è Masarru, Marocco. Lasci stare Sarcarru, lasci stare. Gente che non si lava. Ma no, guardi, allora, se vuole parlare è la parte peggiore dell'Italia. Ma no, guardi, non insulti. Puzza, ma non è vero. Allora, non sono insulti. Sempre a fare l'opposizione, ma non è un insulto, sono tutti. No, no. Lei va in giro, vai a Bruxelles, dicono non si lava la sinistra. Ma non è vero. Tutti. Ma non è vero. È un modo di duare, no. Sono tutti, smetta. Quando parlo io, mi scusi. Sì, sì. Mi scusi se la interrompo. Sì, ma forse lo faccio per il suo bene. Va bene, non esageri. Dico per lei, sua mamma sarebbe grato. Guardi, quando le dico di prendere un blocchetto, di prendere appunti. Ma guardi, l'ascolto. Quando parlo io. Sì, guardi, l'ascolto. Mi limito ad ascoltarla. Non so se ha sentito Tremonti, cosa ha detto quando parlavo io. Sì, ho che genio quel momento. No. Che parla più non posso. No, guardi, le ha dato che dà tutte queste date meravigliose. Ministro, l'abbiamo sentito tutti, Tremonti le ha dato del cretino. Cioè, a me. Sì, durante la conferenza stampa, tra l'altro. Ma lei quando parla con me dovrebbe prendere appunti. Ma io se vuole. Lei non sa nemmeno che quando si studia la Bocconi di Milano, cosa? Quando prende un 8, sì. E si gli dicono cretino. No, e corrisponde a un 8. No, questo non è vero. Bravello, le piacerebbe 9. No. Discretuccio, no. 10. No. Complimenti, lei è un cretino. Grazie. Non è piacere, ma guardi che tre punti evidentemente non ha fatto la bocca. Lei comunque mi è antipatico. Guardi, ministro, posso dirglielo anche lei. Guardi, sono contento perché allora siamo in 4. No, semmai siamo in 2. Si ricordi che sono cretino? No. Siamo in 4. Siamo in 2. So fare i conti. Ma sono no. Sono ministro della pubblica amministrazione. Sì, ma ne saprò un po' più di lei o no? Sì, però siamo in 2. Ho studiato economia. Ma cosa c'è? Mi hanno dato le botte di coglione tutto il giorno. Ne saprò. Senta, stia zitto. Siamo in 2. Basta. Siamo bene, in... bene. Non importa. Vabbè, lasci importa. Perdere. Lasciamo perdere, sorvoliamo. Voleva parlare della sinistra. La sinistra è la parte peggiore dell'Italia. Ma ecco, con i precari. Lei ha mai visto un precario di destra? No, onestamente no. Bene, perché il precario di destra non si lamenta. C'è, Massindustria, ci fa venire l'idea. Cosa fa? Fa qualche lavoretto in nero, piccole fatture discutibili, qualche estorsione di qua e là. Scusi, delinque. Sua sorella delinque. No, lo dice lei. Fa girare l'economia. No, vabbè. La sinistra è triste. Quando parla la destra, la gente è felice. Ma non è più vero. Ma se io dico a settembre, cari cittadini, divida cidro. Sì. A settembre, in Sardegna probabilmente, non ci sarà nemmeno un disoccupato. Ma no, avrete tutti un lavoro con uno stipendio di 3-4-5.000 euro mensili. Non possono più dire cose che poi non si avverranno. Ci sarà, non pagherete le tasse. Ma non è vero. Perché sarete su un'isola, avrete dei traghetti molto veloci che andranno avanti e indietro. Sì, ma non basta. Ve lo dico. L'ho capito, ma lei e avrete degli stipendi d'oro, non pagherete le tasse. Certo. Saremo la terza potenza mondiale. Ma non è vero, ministro. E tutte le donne di Villa Cidro avranno la quarta di Reggiseno. Vabbè, ma ministro, guardi che non ha visto. Sono anni che lei dice fa cose sognare. Sì, ma un abitante di Villa Cidro va a casa e dice avrò la quarta, capito? Ho capito, ma non si può governare dicendo sognano loro, sogno anch'io. Va bene. E quando sogno io sono nel mio sogno. Ah, lei sogna? Sono alto 1,80 m. Ah beh, certo. E tutti mi danno del cretino perché ho preso un nome. Certo. Guarda quel cretino che vuole, dico grazie qui alla Bocconi. E vado, e vado.